collegiali, a partire da una singolare lezione di latino escogitata dal professor Maggi. Benvenuti alla caccia al tesoro del collegio. Ho disseminato negli ambienti di questo collegio 5 enigmi, scritti parte in italiano e parte in latino. Per risolvere questi enigmi avrete la possibilità di utilizzare uno strumento molto prezioso. Dizionario. Che è il dizionario. E inoltre, ma che culo, uno strumento ancora più prezioso. Il cervello. La vostra logica, il vostro cervello. Per sfidarsi, i collegiali si dividono in 3 squadre, squadra rossa, verde e blu. E l'obiettivo è solo uno, trovare per primi il tesoro nascosto del collegio. Siete tutti pronti? Sì. È tutto chiaro? Sì. E allora, 3, 2, 1... Andiamo, andiamo veloci. Nella stanza del parlare voglio la tabula. Cerca il prossimo indizio dove Magnus Homo Portus insegna. Parlare a sala ricreativa, sala ricreativa, ricreativa, ricreativa. Arti monumenti, vieni, vieni, vieni. Corri! Se la caccia vuoi iniziare, raggiungi la rosa, la rosa, sì, sì, la rosa. Lascia le ore alle tue spalle perché c'è l'orologio. E procedi dritto fino al... La fine! Finispe... Fino alla fine. Sono troppo brava in sei otto, raga! Sono per questo! Vai, vai, vai! Allora... Apri, apri, apri! Nell'aula di... primo... Concilio. La Romagna. L'inizio troverai al... Plutus, Pluteus, guarda sul dizionario. Che cosa c'è? Dicere? Grande uomo! Di... Ah, dicere! Che non ho capito! La caccia al tesoro è stata cosa anche quella di ignorante, proprio. Che pezzus! Eccola! No, me ne note! Strappala! 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 Abbiamo urlato, ce la prendevamo con Veronica, con tutti. Più, davvero, più che una caccia con tesoro è un casino. Chi procede senza intoppi, invece, è la squadra rossa. In una caccia al tesoro l'errore è sempre dietro l'angolo. Dove gustaresti? Bonum pastum, lasciatevi alle spalle la tabula professorum e cercate l'indizio in abaco. Lasciate professori! È giù, è giù, è giù! Troppo intelligenti! Allora, abaco! Dai, veloce! 1, 2 ce l'abbiamo! Dove gustatis bonum pastum? Repertorio! Refettorio! Refettorio però chissà dove? In alpaco! In abaco! Tabaco! Ecco! È lui! Negiro! Nell'aula della prima oratio cerca il prossimo indizio sulla cattedra magistratum. Cattedra magistratum! Nell'area dell'oratio! Che è? Nell'aula della prima... L'aula magna della prima... La caccia al tesoro è ormai nel vivo. Ottimo recupero dei verdi al quarto indizio. Del primo discorso. Mentre i rossi cercano invano l'ultimo enigma in sala professori. Chi si è un po' arenato invece sono i membri della squadra blu. Vedi qua sotto. Qua dentro. Già controllato. Noi penso che dovevamo essere fortissimi qua. Però cioè, eravamo tutti un po' quattro scemi. C'è solamente Festus! Però ci siamo messi a giocare palloni, non è che ci interessava così tanto fare la caccia tesoro. Quadrato di abaco! L'abaco secondo me è quello che dà i numeri. No, vabbè, troppo sempre. Tavola dei professori, raga, dove si mangia? Raga, dove si mangia? Nell'aula del primo discorso, inizio sulla cattedra. Leggi cosa? Guarda sotto il libro, guarda sotto il libro! Per i verdi è ormai troppo tardi. I rossi hanno già trovato l'ultimo indizio. Recatevi al gymnasium! Ginnastica, palestra! Recatevi al gymnasium, raggiungete la porta sul fondo. Sul lato destro e varcatela. Ma ricordate, veritas sinore, leone stat. Leone, leone, stai qui! Raga, fammi vedere! Congratulazioni ai cacciatori! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Sono felice.
felice di proclamare la squadra rossa la vincitrice della caccia del tesoro del collegio. Attenzione, mi fa particolarmente piacere che abbiate vinto, ma soprattutto sono contento per questa vostra ricerca che vi ha permesso di raggiungere questo ambiente, che è un vero e proprio museo di storia naturale all'interno di questo nostro collegio, per cui sentiatevi fiere di essere studentesse di questo collegio. Non molte scuole hanno un tesoro di questo tipo, per cui vi invito a fare un giro per vedere quale meraviglia è il nostro collegio. È stato veramente una soddisfazione immensa arrivare al tesoro, e comunque il tesoro è anche la sala che è bellissima, il museo naturale. Il babbuino! Il mio essere! Vedi, noi siamo fratelli, non sedere di fuori. Raga, mi piacciono un sacco le conchiglie. E dopo aver scoperto una nuova sala del collegio, non rimane che scoprire quale sia il premio della squadra vincitrice. E il premio, la squadra vincitrice, lo potrà trovare sul piatto questa sera a cena. No, però queste cose no, raga, il cibo no. Il premio è il pollo arrosto. Oddio! Con il contorno di patatine fritte. Silvia, ma tu non sei vegetariana? Io non mangio il pollo. Non lo vuoi cedere? Non te il pollo, ma io non mangio le patatine. No, me lo dai a me il pollo. Io pollo, no. Naturalmente, per la signorina di Santo c'è un premio a parte, e quindi questa sera mangerà la pizza. Io me ne vado. Professore, la pizza me la vado a mangiare a Napoli. Chi se ne frega, tanto non è come la facciamo a Napoli. Io vado a Napoli e me la mangio 300 volte più buona. Posso alzarmi? Di qua mangiare le patatine fritte, di qua mangiare le patatine fritte, io il piatto della pizza. Carla, sono buonissime.